Destination unknown No, 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 Often I am asked what does a hero truly need? <laughs> Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you, I have speed beyond measure. Closer and I will unlock your inner cunning! Ciao a tutti piadaroli e ben ritrovati in un nuovo progettino by Piada Allora, questo gioco si chiama Dota 2 Molti di voi penso che lo conoscano Deriva da, dal famoso Dota Allora, adesso vi spiego grandi linee come com funziona, cioè, da cosa è stato preso Però vi avviso che farò un video dove intervisterò un mio amico che ci gioca da diverso tempo Sia al Dota 1 che, che comunque a Dota 2 anche che dove, dove spiegherà più che altro più che me, spiegherà lui eh, un pochettino da dove è stato, da dove è nato il tutto, perché tutti hanno cominciato a giocare a Dota 2, però non, non tutti penso che si siano interessati al passato di questo, di questo gioco. Allora, vi dico grossolanamente che Dota 2 deriva da Dota 1, che praticamente era una mod di, di Warcraft 3 The Frozen Throne. Ho fatto diversi video su quel gioco lì, infatti, se, se ci fate caso ci farete voi caso anche tra l'altro nei miei video, e molte cose richiamano un pochettino gli eroi, e le, le, diciamo un pochettino lo stile di, di Warcraft, eh, anche se utilizzi un solo personaggio a parte qualche, qualche eroe diciamo, in particolare. Per cui eh, Dota 1 appunto aveva la grafica di Warcraft 3 ed era diciamo, un po come una grafica un pochettino vecchiotta. Cosa hanno fatto? Hanno creato Dota 2 eh, un pochettino, ri rinnovando un po' il tutto e comunque mantenendo le stesse oggettistiche e i stessi personaggi parte qualche eccezione e facendo comunque una grafica diversa per gli amanti di Dota 1 ovviamente è stato un pochettino cioè alcune cose le hanno criticate ma vabbè come si sa in queste cose i cambiamenti per molti sono migliorie per altri sono peggiorativi però queste dopo sono valutazioni personali adesso non sto a dire molto sulla storia perché comunque come ho detto farò un altro video volevo fare questo, questo video introduttivo per far sì che comunque dal momento che ho intenzione di, di fare dei video di Dota 2 cioè, anche chi non ci gioca o chi non ci ha mai giocato eh, possa capire un pochettino come funziona il gioco. E anche chi vuole cominciare a giocarci. Voglio dare un pochettino la mia... La, cioè voglio un pochettino trasmettermi la mia, la mia esperienza di, di gioco di qualche oretta. Sono sulle 162 vittorie, su 100, su, ho un 50% di probabilità, quindi comunque un po' di esperienza me la sono fatta. Non utilizzo tantissimi personaggi, però comunque quello che io so cerco di trasmettervelo tramite questo video qua. E andiamo un attimo, adesso vi comincio un po' a, a spiegare come funziona. Allora, praticamente eh, il gioco si, si basa su un 5 contro 5. Non ci sono ancora alternative: del tipo 3 contro 3, 4 contro 4, 2 contro 2, 1 contro 1 nelle partite diciamo ufficiali, per cui diciamo che da lì non si scappa. Eh, cioè, lo scopo principale è che un team deve cercare di distruggere la base avversaria e in più in particolare una, la, la struttura principale. E le partite sono molto lunghe, vanno dai 25 minuti, se la partita è proprio schiacciante, ai 35, 40, 50, a volte anche un'ora, un'ora e mezza, dipende un pochettino se la, se la partita è abbastanza diciamo, equilibrata. Per cui ci si investe parecchio tempo. La cosa, la cosa brutta, adesso vi dico già i pro e i contro di questo gioco: la cosa brutta è che in un team basta anche solamente che un, un giocatore sia, si disconnetta, abbandoni o, o non sia all'altezza del game, o utilizzi il personaggio per la prima volta, quindi è molto scarso, o, per, o le prime volte, insomma, quindi molto scarso, o tutta una serie di fattori che possono squilibrare completamente il game. Quindi. Quello che vi posso già consigliare, chi vorrà cominciare a fare questo gioco, è prima di, fare, di guardare i video che ci sono su YouTube, che io ho trovato diversi giocatori forti a cui mi ispiro un pochettino per utilizzare un personaggio, per poi dopo personalizzarlo secondo il mio stile di gioco. Per cui è poi provare i personaggi con, 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 creando delle partite lobby contro i bot, dove praticamente se, sia che vincete sia che perdete a livello statistico non gliene frega niente nessuno. Mentre invece se provate i personaggi come fanno molti nelle, nelle partite, chiamiamole classificate, che praticamente vi fanno punteggio, eh, oltre che dare le, far perdere la partita anche agli altri giocatori, farete anche perdere mezz'ora e mezz passa ad altri giocatori, perché come vi ho già detto basta anche solamente un... un un giocatore non sia all'altezza del game, che l'incontro pende gravemente a favore dell'altra squadra e dopo non, non è più divertente come, a parte qualche rara eccezione, poi dopo dipende da una serie di cose che vi spiegherò poi tra un po'. Per cui dopo, oltre che far perdere il game, fate perdere anche del tempo prezioso. Eh, io parlo per, per esperienza personale, io già c'è poco tempo, come vedete sto caricando molto poco ultimamente perché ho degli avvenimenti nella mia vita privata che... Mi portano via molto tempo, per cui ehm, c'è anche solo di perderne mezz'ora, 40 minuti. Nel momento che ho un'ora, un'ora un e mezzo, barra due, proprio se voglio far tardi la sera di giocare, non, non è un granché. Per cui tenete conto anche di queste cose qua. E poi vi spiegherò anche un pochettino, secondo me, com'è una condotta utile per, per quanto riguarda, diciamo, in generale i giochi online per evitare di... perché qui c'è tutto un discorso di ban, vi possono segnalare dopo andate a finire nei carcerati tra virgolette, se la gente vi segnala e poi dopo troverete partite basso, diciamo, priorità, dove c'è gente che usa personaggi, cioè dove c'è gente stupida che usa personaggi che non sa usare oppure gente che ha problemi di computer che si disconnette ogni 3x2 eccetera 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 ma andiamo avanti a un po' a capire un po' come funziona il gioco eccoci qua allora ho creato una lobby diciamo con i, i bot passivi che quindi non attaccano e quindi comunque c'è una situazione abbastanza di stallo per far sì che di spiegarvi un attimino grossolanamente come funziona il gioco come vedete questa allora ci sono due, due schiere i radiant che sono praticamente il lato in basso a sinistra della mappa questo, che potete vedere e questo che vedete segnalato dalla mia freccetta è il loro territorio, diciamo. E qui invece dalla parte opposta ci sono i Dire, che come, al contrario dei Radiant hanno tutta un'ambientazione demoniaca, comunque di marciume, di, di, di chiamate inferno, chiamatelo come volete, mentre i Radiant come vedete è tutto rigoglioso eh, sono eh, i vecchi elfi del, del, diciamo, de, di Warcraft, mentre invece la, la parte dei Dire sono i non morti di, del vecchio Warcraft. E, e loro il confine, diciamo dove vedete dalla frecciata in basso a sinistra è questa zona qua. Questi sono, diciamo, i, i territori, diciamo, principali da, da difendere. La struttura principale che vi dicevo: allora, i dai erano l'obiettivo di fare secca questa struttura qui grossa, dove ci sono diverse protezioni prima di arrivarci, ovviamente, bisogna distruggere prima tutte le varie torrette che ci sono nel vario percorso, questa, poi questa, poi questa fino a arrivare a queste due e poi arrivare a questa. per le altre lane è uguale bisogna sempre distruggere prima And le torrette non si può diciamo distruggere prima la torretta dopo rispetto si sì, è uscito un personaggio casuale che mi piace molto dicevo non puoi distruggere una torretta dopo eh, prima di aver distrutto quella diciamo la prima che, ti, che incontri cioè io se voglio distruggere questa qua prima devo distruggere questa e così via fino ad arrivare a, a, qui alla fine della lane, allora parliamo un attimino delle lane. Come vedete ci sono tre, tre vie: la via in alto. Adesso parlo per quanto riguarda i Radiant, perché la parte per i Dire è speculare nel senso contrario. Comunque, per quanto riguarda la, le, le lane, abbiamo la lane di top, che è quella che va verso l'alto, abbiamo la lane diciamo in mezzo, che è quella che invece taglia tutta la parte centrale del, della mappa. Abbiamo la lane in basso, che arriva fino, praticamente si congiunge qua con l'altra lane. E poi ci sono le varie zone chiamate jungle, che sono queste qui che vedete con tutti i vari alberelli, dove vedete tutti i puntini verdi, che adesso vi spiego cosa sono, che per quanto riguarda i Radiant è in questa zona in basso a destra, vicino alla bot lane, per quanto riguarda invece i Dire, si trova nella parte alta, nella, nella top lane dei Dire quei puntini verdi che vedete, adesso ci vado mm -hmm. col personaggio quei puntini verdi che vedete praticamente sono dei diciamo dei chiamiamoli delle unità neutrali che non stanno da nessuna parte, né con i Radiant né con i Dire che potrete uccidere per fare far soldi e per fare esperienza adesso a livello 1 non posso fargli niente cioè, anzi, se mi metto a combattere, vedete, mi, mi, mi menano come per terra perché sono però molto debole. Alcuni personaggi possono uccidere già dal primo livello con abilità speciali che hanno, ma questo poi è una cosa che non mi mm -hmm. interessa in questo momento, qua. E quindi ci sono diversi di questi, diciamo, creep. Chiamiamoli oh. creep come nelle, nel vecchio Warcraft, che appunto, come vi ho detto, servono per fare punti esperienza e. e soldi. In questo gioco. In questo game diciamo, le... i soldi sono fondamentali, nel senso... Tramite i soldi voi potrete comprare dei... degli oggetti. Qui in basso a destra vedete che io ho sei spazi, vedete del mouse. E posso quindi portare sei oggetti io più o sei, sei diciamo, spa... spazi vuoti nel, nel mio diciamo, zaino, chiamiamolo così, che rimarrà in base. Gli oggetti sono fondamentali, ce ne sono di diverso tipo. Ci sono gli oggetti base, consumabili che abbiamo quindi oggetti che curano oggetti che ti possono far diventare invisibile oggetti che possono farti trovare gli invisibili le, diciamo le, i guardiani che servono per rive, rive, una, rivelare una zona che rimane sempre sott'occhio del team che, quello che ovviamente lo piazza uno e tutti gli altri lo possono, hanno la stessa visuale abbiamo i guardiani sentinella che praticamente non fanno altro che rive, rivelare le, le unità invisibili in un certo raggio poi abbiamo gli oggetti attributi che Aumentano gli attributi. Dopo vi spiegherò cosa sono gli attributi. Abbiamo gli armamenti. Ci sono invece gli arcani che sono tipo per, per i maghi o comunque cose Beh, sì, che hanno, so. danno abilità speciali. Miglioramenti che sono i potenziamenti dei vari oggetti. Però, adesso l'oggettistica oh, è una cosa molto complessa. Che cambia da personaggio a personaggio. E quindi non mi sto a focalizzare molto. Sappiate mm -hmm. che quindi ci sono. Sì, lo scopo è di guadagnare soldi ed esperienza per potenziare il personaggio e fargli guadagnare mm -hmm. diverse abilità. Arriviamo alle abilità. Come vedete qui ho livello più 1. Io una volta che, avrò il livello, che, ho un, che salgo di livello posso sbloccare diciamo, una delle mie skill. Skill vuol dire abilità. In buoni soldoni eh, tutti i personaggi in genere ne hanno 4 di skill, a parte qualche, qualche eroe particolare che ne ha di più, però quelli sono casi particolari. In genere sono 4 e si distinguono in abilità attive e abilità passive. Le abilità attive sono quelle che devi attivare tu. Le abilità passive invece sono delle abilità che, vanno, che, che funzionano da sole. Per fare un esempio, tipo faccio un esempio stupido, quando attacchi una parte del danno che fate la, la vita vi torna a voi, può essere un'abilità passiva. Oppure avete un aumento dei danni voi e degli alleati. Queste possono essere abilità passive. Mentre abil abilità attive sono come per esempio... Adesso ne prendo una. Che ho con il mio personaggio. Questa la devo attivare. Si attiva questa, questa abilità, che non sto a spiegarvi perché tanto non, non è un tutorial su questo personaggio. Si attiva l'abilità e poi eh, chi vuol dire se lo preghi. Però le devi attivare tu. Quindi abbiamo tre abilità che hanno vari livelli per poter essere sbloccate. Ad esempio, le prime tre hanno ogni. Cioè il livello 1 possono essere sbloccate di un, di un livello. Cioè hanno quattro livelli per ogni abilità prima che diventino potenziate al massimo. Ah, fate il livello 1, ne fate una, poi dopo il livello successivo è il livello 3, poi il livello successivo è il livello 5, poi penso che sia il livello 7, per ognuna Dopo ogni volta che la fate i traguardi sono quelli. A parte la quarta magia, la quarta abilità di ogni personaggio, l'ultima, la quarta o l'ultima, insomma che è la, la sua abilità più forte che viene, viene sbloccata a livello 6 il primo livello a livello 6 il secondo livello a livello 11 l'ultimo livello a livello 16 quindi per farvi capire che qual è l'abilità più forte e che in genere i personaggi a cui il personaggio fa, fa affidamento nel momento in cui deve fare delle uccisioni o nei, uh -huh. nei team fight che adesso capiremo cosa sono ok quindi a, line, a grandi linee uh -huh. vi ho spiegato un po' come funziona diciamo, il personaggio quindi, l'obiettivo è potenziarsi per prendere sempre più abilità mm -hmm. e per comprare oggetti che potenziano sempre di più il vostro personaggio. E lo scopo è di diventare più forti dei personaggi avversari fino a riuscire a rintanare nella base e distruggere la loro struttura principale. Cosa succede? In genere, quando comincia un game, eh, si, fa, si dividono le, diciamo, le lane: in genere, ne vanno due su, due giù e uno in mezzo. In mezzo ci vanno praticamente quei personaggi che hanno bisogno di, di, di livellare velocemente, perché praticamente l'esperienza, se si è in 2 o in tre o in quattro, viene suddivisa su, sui personaggi che ci sono in quel momento quando l'unità un avversaria viene uccisa, sia che siano neutrali, sia che siano creep. Sia che si, sì. creep sono questi qua: questi che vedete che combattono, questi sono i Creep, Quelli, gli alberellini, questi qua, sono quelli dei radiant e quelli rossi, invece, sono quelli dei dire. Comunque. Quindi l'esperienza viene praticamente suddivisa dai, da quelli che sono lì vicino, dai personaggi che sono lì vicino. Essendone uno voi capirete che quindi la, prendi il doppio dell'esperienza rispetto a se sei in due. Siamo in cinque, le lane sono tre, quindi per forza una lane deve avere un solo personaggio. In genere si va, va in mezzo, in genere, sempre si va, va in mezzo l'unico personaggio. Il personaggio che va in mezzo poi avrà il compito una volta che arriva a livelli sufficienti per riuscire a dare una mano nelle altre lane a fare delle uccisioni, mm -hmm. poi comincia ad andare o in top o in bot per cercare di dare una mano ai compagni se sono in difficoltà o cercare di fare delle uccisioni, eccetera. Nel caso dei de Radiant, nel lato questo in basso, la, la lane in basso, in basso invece si chiama la Easy Lane, comunque è la lane dove è più facile fare farmare, per il semplice fatto che l'ultima torre è molto avanzata, quindi... Nelle prime fasi di, di gioco eh, le tori sono molto forti perché i personaggi sono un pochettino più deboli mm, Per cui in, in caso di, diciamo, di attacco nemico hai un riparo molto più vicino rispetto nella, nella lane di sopra Che invece se siete a combattere qua dovrete fare un bel pezzo di strada Prima di arrivare a, a un punto diciamo tra virgolette salvo oh. Per cui questa qui di solito è una lane dove ci vanno quei personaggi che devono fare soldi necessariamente per poter diventare forti Dopo spiegherò tutti i vari ruoli eccetera insieme ad pe altri personaggi che, oh, gli da che devono green. dare una mano in tal senso. Nella lane invece in alto, nella hard lane come viene chiamata hard lane perché è quella più difficile yes. per, uh, dove ci vanno personaggi che hanno per abilità dove possono scappare velocemente o comunque gli danno una maggiore resistenza. Molte volte può capitare anche che ci sia un personaggio da solo, se, uno deve se ci sono personaggi che devono gioco. andare necessariamente in giù nelle prime fasi di gioco. E appunto ci sono questi personaggi che hanno, hanno più possibilità di... Mm -hmm. ci devono andare dei personaggi che hanno più possibilità di sopravvivere, quindi come ho già detto che hanno abilità di resistenza, oppure di diventare invisibili, oppure di scappare velocemente con teletrasporti, eccetera eccetera eccetera. Quindi grossolanamente le lane come sono strutturate è così. Ok, adesso voglio farvi vedere come si fanno a fare i soldi. Nel senso, perché visto che ho detto, come, come si fa? C'è che lo scopo è fare soldi, allora vi spiego un attimino come funziona fare soldi. Ho comprato un po' di oggettini perché sennò non, non riuscirei mai a fare niente. Perché senza mm -hmm. oggetti un personaggio è inutile. Poi sono ancora di livello basso. Rispetto a, per essere a 10 minuti, dovrei già essere a livello, diciamo, 7-8, e passa. però sto parlando, quindi non, poi sono contro i bot passivi che non, non dovrebbero attaccare. Vado nella lane di sotto. Perché c'è solo Razor che probabilmente cercherà di rubarmi, di fare della lui. Vabbè Allora, il primo modo per fare soldi è praticamente che ogni, ogni secondo viene aggiunto un oro Quindi avete, vedete, 69, 80, 81 E quello è la prima fonte di soldi Altro modo di fare soldi è uccidere i nemici I eroi nemici e vi danno sui 290, 300, a meno che non è il primo, mm -hmm. la prima uccisione del, del game, che viene da 400, a meno che non ha delle serie di uccisioni, eccetera. Mm -hmm. Quindi dopo sono casi particolari. Un altro modo è dare la stit, gli ultimi colpi, ai creep the nemici. Così, vedete, più 38. Perché loro non mi attaccano, non ci fate caso, vedete. O con le abilità, insomma, basta che date l'ultimo colpo e lo uccidete Let's voi. Adesso cerco di fare un po' di soldi per cercare di ammazzarne anche uno di loro. Tanto non fanno niente adesso. Vedete così facendo. Questo vuol dire farmare, fare soldi. E questo è un altro modo. Un altro modo ancora per fare dei soldi invece. è distruggere le torri avversarie. Ogni torre avversaria distrutta dà 200 soldi a tutto il team. Più, se l'ultimo colpo che viene dato viene dato da un eroe. A quell'eroe lì viene dato 500, mi sembra. 490-500 o giù di lì, non mi ricordo bene di preciso. Per cui questi sono. I, ricapitolando, sono i vari modi per far soldi. Uccidere l'eroe nemico. Uccidere. Dare gli ultimi colpi a, ai creep avversari o ai creep neutrali come questi. Vediamo se riesco a farlo qualcuno. Se ce n'è uno. Questi sono gli unici che non, non possono prendere danni dalle magie. <ride> questi qua sono altri creep che danno praticamente che danno praticamente soldi se li uccidi vedete che non tocco un cazzo <ride> perché sono sottolivellato per parlare cioè perché è un video dimostrativo Adesso vedete, ho facendo, dando gli ultimi colpi a questi creep qua e basta e poi distruggendo le torri avversarie, questi fondamentalmente sono i vari gli unici modi che avete per fare soldi più velocemente. I, i personag alcuni personaggi devono farne di più, altri ne devono fare di meno. Ma ancora, adesso vediamo nei ruoli dei personaggi che vi spiegherò tra poco. Direi che comunque di base dovrei aver detto tutto: quindi abbiamo capito come funzionano le lane, abbiamo capito lo scopo del gioco, che è distruggere la base avversaria. Abbiamo capito il modo per fare i soldi, esperienza e i personaggi che vanno nelle varie lane. Per cui, adesso cerchiamo di concentrarci un attimino sui personaggi, sui vari tipi di personaggi che ci sono e che possono essere utilizzati mm -hmm. nelle varie, nei, vari, nei, nei, nei vari game prima di, di andare nei personaggi mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante ho ricreato un altro game perché mi ero perché mi è venuto in mente una volta che ho chiuso la partita vedete questo sommarino qua? questo qui si chiama il corriere ha una funzione fondamentale soprattutto per la mid lane cioè gli oggetti si possono comprare o qui dal mercante che avete in base, o nei negozi segreti per alcuni tipi di oggetti, che per i Radiant si trova qua, in questa porzione qui della mappa, e per i Dire si trova qui, in questa porzione qua della mappa, quindi questi sono oggetti che si trovano solamente nel mercante segreto, alcuni, oppure si possono comprare per i Dire qui nel mercatino qua e per i Radiant qui nel mercatino qui. Ovviamente entrambi, cioè gli eroi, entrambi schieramenti possono comprare in tutti questi mercati qua. Sia questo, cioè tipo un Radion, può comprare anche da, diciamo, del, dal segreto dei Ra dei Dire, dal mercatino qua dei Dire. Volendo, anche qui in base. Se fosse, quando si arriva alla fine del gioco del game, che praticamente si costringono gli avversari in base perché si, si è già molto in vantaggio rispetto agli avversari. Se io mi metto qua, posso comprare gli oggetti anche dal, dal mercato, del base, del, della base avversaria. Per cui è una cosa anche buffa. Comunque. In ogni caso tutti i mercati possono, sono accessibili a tutti, a tutti i giocatori, sia che si trova nella mappa dei DAI, sia che si trova nella mappa dei Radiant. Però, cosa può succedere? Cioè, io se compro tipo un oggetto qua, me lo dà direttamente e lo trovate nel, tuo, nel vostro inventario. Ma se io mi trovo per dire in, in lane, facciamo una roba per fare in fretta perché se no ci metto un'ora. Queste sono le pergamene di teletrasporto. Una volta utilizzate, potete andare solamente nel, vicino alle torri vostre. Questa o questa o qua, o tornare in base direttamente. Comunque, siamo qui e io ho bisogno di un oggetto per dire cosa succede. O vado direttamente in un mercatino qua, ma se nel mercatino lì alcuni oggetti non ci sono, avrò bisogno di farmeli portare qui, da, diciamo dal, da qualcuno. Nel senso, io mi compro per dire questo oggetto qua, mi va a finire nella scorta, quella che prima ho chiamato zaino. Cosa faccio? Adesso, ovviamente, me l'hanno già ciupato il, il corriere, adesso dovrò aspettare un attimo che mi, che mi ritorni in base. Comunque, in ogni caso, cosa succede? Io non faccio altro che andare qui nell'icona del, del sommarino e mi compare la sua, il suo menoncino e abbiamo queste, queste abilità qua. Il Corriere può essere Appiedato o Volante. Volante è un upgrade, diciamo, del Corriere. Quando è Appiedato praticamente passa nelle vie calpestabili, quando invece è Volante può passare anche sopra la... cioè, taglia tutto dritto fino a che arriva nella zona... Cioè, finché ti arriva a te, al tuo personaggio. E quindi è molto più comodo. E si può dare questo. Lo scatto. Che è un'abilità che ha il courier, che praticamente non fa altro che andare nel più veloce. Quindi, io seleziono il mio corriere, il corriere nostro, gli faccio. Gli utilizzo recupera oggetti e lui se le prende a carico. E poi faccio trasferisci gli oggetti. E praticamente non farà altro che arrivare verso di me. Lui viene verso di me, mi lascia gli oggetti e torna indietro automaticamente. Le altre abilità che ha il curer è il torna alla base, che praticamente se è in giro per la mappa cliccando qui lui torna direttamente alla base. Abbiamo il va al negozio segreto, che quindi vi va nel vostro negozio segreto, oppure ve lo potete comandare automaticamente voi, così. E farlo andare qui, qua, qua, questo è utile quando magari vi accorgete che c'è un eroe nemico nei dintorni, e volete provare a salvarvelo perché se loro ve lo attaccano, praticamente guadagnano 100 soldi tutta la squadra, non vuol dire una cavolata. E voi rimanete tipo 2 minuti barra 3, non mi ricordo, senza. Comunque, cliccando il trasferisce oggetti, lo vedete, arriva da me, pac, mi dà gli oggetti e si scava dei coglioni. Se voi doveste avere tutti gli oggetti pieni, lui vi arriva lì e non vi lascia niente, torna indietro. <ride> praticamente, mm -hmm. quindi voi dovete stare attenti perché delle volte può capitare. E basta sostanzialmente questo. Poi, adesso io qui c'è un corriere standard che è l'asinello, ma ci sono tutti i vari tipi di corriere che cambiano solamente a livello estetico. però la funzione è sempre quella. Quindi, abbiamo il corriere a piedato, volante, che fanno le, le commissioni di, di recupero oggetti. Perché questo? Perché per evitarvi di tornare in base. E intanto che il corriere vi porta gli oggetti che avete comprato, e voi continuate a farmare, a fare tutto quello che dovete fare, senza bisogno di dover tornare indietro e poi ritornare lì. Quindi, questa è una cosa molto comoda. Torniamo dove eravamo rimasti prima, ovvero le funzioni dei personaggi. Allora, eccoci qua nella griglia dei personaggi, dove adesso vi farò un riassunto, per quanto si possa riassumere, su, diciamo, il discorso dei personaggi, perché adesso abbiamo visto un po' com'è la modalità di gioco, grossolanamente, le spazzature sono infinite, ve lo ripeto, e... e qui adesso capiremo un pochettino i tipi di personaggi e in base a cosa uno può scegliere un personaggio. Vi ripeto, è un campo molto vasto. Io cercherò di dare un'infarinatura di base, per poi, dopo voi, con la vostra esperienza, piano piano comincerete a prendersi di mestichezza. Non pensiate che con un video come questo voi sapete, siete da dei Master di Dota, ce ne vuole di strada da fare. Io, io stesso devo fare ancora di strada prima di dire che sono bravino a giocare. Comunque. Come primo suddivisione degli eroi abbiamo il, gli eroi per gli attributi. Vi ricordate, prima gli attributi che ho detto, gli oggetti per attributi che aumentano gli attributi? Gli attributi sono questi: forza, agilità e intelligenza. Ogni eroe ha questi tre attributi. Tutti, non ce n'è uno che non ce li abbia. Il problema è che alcuni eroi sono... c'è il problema: il fatto è che a seconda del, dell'attributo di riferimento, eh, in quel. Cioè, è... Cresce più con l'avanzare dei livelli, dopo ci sono tutte delle, diciamo, delle statistiche che si possono trovare su internet per vedere i personaggi in cosa salgono di più, però in genere per il proprio attributo il personaggio è più propenso a salire. E quindi abbiamo questi tre attributi: forza, agilità e intelligenza. Prima ve li descrivo un attimo. La forza, praticamente, non è altro che cioè, aumentando la forza, voi aumenterete anche i punti vita del vostro eroe e la rigenerazione per secondo del, della vita l'agilità vi, vi aumenterà la velocità di attacco e l'armatura mentre invece l'intelligenza vi aumenta il mana e la rigenerazione per secondo del mana questo è grossolanamente, cioè questo è massimo alla base per capire cosa, a cosa vi può servire aumentare l'uno piuttosto che un altro per l'eroe che ha come, diciamo, l'eroe che prende come riferimento un, un attributo di, come potete vedere la griglia sinistra o la forza la, questa, la griglia, questa qui sono eroi che hanno come attributo di fondamentale la forza, come attributo fondamentale l'agilità. Sono questi eroi qua, e questi qui sono gli eroi che sono attenenti all'attributo intelligenza. Aumentandogli quel proprio attributo, eh, aumenteranno i danni che fanno. Se voi hai un eroe di forza e aumentate l'agilità, noi, aument noi aumenteranno i danni che fanno ogni attacco. Mentre invece, hai un eroe di forza e aumentate la forza, aumentano gli i danni per attacco che fanno. Questo, di base, è una cosa molto importante da sapere però ci sono dei casi in cui a un eroe può essere utilizzato in una maniera tale che aumentare il proprio tributo non, non è la cosa giusta ma quello dopo bisogna vedere personaggio per personaggio e ruolo per ruolo andiamo brevemente a descrivere un attimo i ruoli che ci sono all'interno di questo gioco abbiamo un ruolo più, più importante secondo me, adesso vi spiego il motivo, che è il support che cosa fa il support? Il support è, vuol dire è un supporto della squadra ovvero aiuta al compito di, di aiutare diciamo, la squadra nei momenti di difficoltà. Ci sono i support lane e i support normali. In genere il support lane poi è buono anche per fare da support della squadra complessivamente. Il support lane praticamente non è altro che il, un, un personaggio atto ad aiutare un carry a fare i soldi per diventare più forte. Dopo vi spiegherò anche cos'è diciamo, il ruolo del carry, che sarà quello che vi spiegherò successivamente. Per cui un buon support cosa deve fare in buona sostanza? Deve non, non fare la stit nella lane, quindi non, non dare gli ultimi colpi per lasciare i soldi al proprio carry, al carry a, che sta aiutando, sacrificarsi per salvare il carry, perché è molto importante che sia, il, che, cioè che il carry non muoia, perché se si muore, non ho detto prima, se si uccide il loro avversario si prendono i soldi, si guadagnano soldi, se si muore invece eh, si perdono dei soldi, per cui è bene che il carry questo non... non non, non, non accade, per cui vi, vi dovrete sacrificare se volete fare il support in favore del carry e comprare i guardiani, quelli che vi ho spiegato prima. I guardiani è, è compito dei support comprarli per posizionarli poi nei punti strategici. Per vedere le rune, che non vi ho spiegato cosa sono le rune, ma adesso non posso dirvi veramente tutto, 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 tutto perché sennò no, faccio notare: le rune nel fiume compaiono due, compaiono diverse, due, tip, due rune una nella parte alta e una nella parte bassa queste rune danno delle abilità particolari sono il doppio danno, il, la rapidità e la runa dell'illusione che vi dà due copie e la runa dell'invisibilità che vi rende invisibili e queste rune servono ai middler per andare a gankare nelle lane comunque, adesso arrivo dappertutto quindi abbiamo detto il supporto a questo compito qui: salvare e comprare gli oggetti che in genere costano poco. Per quello, non dovete fare la stit, Comprare gli oggetti diciamo che aiutino la squadra, ovvero il meccanismo che dà cura e armatura a tutto il a tutti gli eroi che lo circondano e a lui stesso ovviamente, che è cura se viene attivato i stivali argani che danno mana all'eroe che lo utilizza più a tutti quelli attorno in genere comprano o la pipa dell'intuizione se ci sono molti danni magici perché offre uno scudo di 400 danni a tutti gli eroi e via dicendo, poi a seconda del tipo di eroe ci sono altri tipi di oggetti, però in genere comprano tutti diciamo, oggetti che danno bonus alla squadra o malus alla squadra avversaria in genere il supporto è questo che fa il carry che vi ho già anticipato invece è un ruolo molto è fondamentale del, del game, è quello che fa vincere la partita in buona sostanza, ed è quello che vogliono fare in genere tutti perché cosa fa? il carry in genere adesso cerco di essere molto sintetico il carry è, è quel personaggio che nei primi minuti di gioco è abbastanza scarso, viene ucciso facilmente men, mentre invece facendo un adeguato farming ovvero facendo soldi eh, nelle nelle parti più avanzate del game diventa molto forte e, e può farsi tutti, praticamente uccidersi tutti, e, diviene, e fa vincere quindi la partita. Questo è quello che fa il carry. Ci vuole un buon equilibrio tra support e carry, perché il support, cioè, il support aiuta il carry a diventare forte, quindi, nella prima fase di gioco il support è fondamentale, e anche dopo con i esercizi giusti, e il carry è fondamentale nelle fasi finali del gioco. Un altro ruolo che abbiamo è il ganker vabbè poi dopo i carry ci sono quelli che hanno bisogno di, più, farsi di fare più soldi che sono detti gli hard carry e invece sono quelli che, ci sono i carry che hanno bisogno di fare meno soldi che sono i semi carry e quindi vuol dire che fanno già danno già da, da quasi all'inizio se prendono qualche gettino giusto poi diciamo che ci sono i ganker che sono quelli che vanno in mid nella lane in Mev che non fanno altro che livellare più, velo più velocemente per poi dopo andare a gancare nelle lane ovvero andare a aiutare nelle lane a uccidere i carry avversari diciamo che all'inizio, nella prima fase di gioco più il vostro carry fa kill e più il carry avversario muore più la partita va a vostro favore se avviene il contrario voi perdete questo è dic diciamo di massimo il principio generale non so se è stato chiaro poi dopo se c'è qualcosa me lo scrivete nei commenti infatti che in un video solo fa cercare di, di, di dire tutto quanto nella maniera più corretta. Quindi il ganker era questo scopo qui, andare nelle lane e aiutare a uccidere i cari avversari o comunque fare delle kill. E quindi dopo utilizza le rune che sono vicine alla mid lane, e se con, con la rapidità o l'invisibilità avrai una, una prestazione migliore nel, gankerare, nel, gankerare, nel gankare e le altre, poi ognuna ogni, ogni runa, c'è la sua tattica, insomma dipende un po' dall'utilizzo. Poi invece abbiamo il Nuker, che il Nuker invece serve per fare, um, aiutare sempre nell'uccisione nelle prime fasi di gioco, perché il Nuker è un eroe che ha praticamente poca vita ma che fa molto danno all'inizio con le proprie abilità. Il problema del nuker è che facendo, fa molto danno all'inizio, però con l'avanzare del gioco i carry avversari o comunque i personaggi avversari crescono di livello, hanno più vita e te danni sono sempre quelli che fai. E poi magari compri degli oggetti che danno resistenza magica. Per cui con l'andare av più avanti il game, più voi farete meno danni col nuker. All'inizio invece siete devastanti, potete uccidere chiunque. E quello in genere è un, un nuker: è sempre bene averlo in squadra come un carry e come un support. È un ganker. Questi sono quattro ruoli che in genere ci vogliono sempre. Poi, dopo ci sono degli altri ruoli che sono un pochettino più secondari, tra cui abbiamo il pusher che è quello che sono quei personaggi che hanno abilità molto utili per distruggere le torri avversarie, quindi dare soldi a tutta la squadra, è un altro modo per cui i support fanno i soldi, visto che non possono fare la stitte le... i support fanno soldi, che visto che non possono farmare, che lo devono far fare al carry, fanno i soldi o con le torri avversarie distrutte, come ho detto prima, che danno 200 soldi a tutto il team, il team che l'ha distrutte, oppure eh, facendo gli assist. Gli assist praticamente l'aiuto a fare la kill. Quindi più un support è buono e bravo riesce a fare, eh, fare le kill al proprio carry. Il carry prende più soldi, il support ne prende meno, ma comunque ne prende, facendo l'assist e quindi si compra gli oggetti suoi che costano meno. Questa è un po' la linea di principio. E I ganker aiutano il carry anche loro a fare kill, eccetera. E quindi abbiamo il pusher che aiuta a fare soldi anche lui. e tutto il team, facendo praticamente tirando giù le torri avversari. Un altro. un altro. Diciamo secondario, ma non tanto, perché è bene sempre che ci siano degli eroi come que con questo ruolo qua. E l'iniziatore. L'iniziatore non è altro che un eroe che ha abilità di solito con l'ultimate, che è l'ultimate, quella più forte, che hanno uno stun di gruppo. Stun sono gli stordimenti e quindi tra virgolette iniziatori, disabled, chiamateli come voi disabled sono i disabilitatori che hanno comunque skill che danno diciamo un, un primo vantaggio al vostro team per poi riuscire a, a controllare il team fight, il team fight è il combattimento di gruppo e quindi far vincere poi il teamfight, far dare soldi alla squadra avversaria, far perdere soldi e perdere comunque tempo alla squadra avversaria per poi distruggere le tori e così via. Un buon iniziatore è molto fondamentale in un teamfight. In genere ci sono personaggi che hanno Ultimate in grado di far questo, come Enigma, come Magnus... Come magari anche Shakiro con support, al cioè ghiaccio di linea che fa comunque un è... po' fare dei stun di gruppo, iniziare la partita, eccetera, eccetera, eccetera iniziare il T-Fight, eccetera, 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 è un ruolo molto importante, non secondario, secondo me. E poi abbiamo i Durable Tank, chiamateli come volete, che praticamente sono quegli eroi che hanno molta vita, molta resistenza, skill di resistenza, che fanno in modo che durano molto nel combattimento, e sono quelli che devono incassare i colpi, e quindi far smaltire tutte le, le, abilità iniziali, le, le abilità iniziali nei team fight e quindi poi dar modo ai carry e agli, agli altri personaggi di fare tutto il loro dovere anche quello è un ruolo abbastanza importante, sono tutti ruoli importanti la cosa voi direte ma sono tanti i ruoli per, per i 5 personaggi che ci sono, che potete, cioè per i 5 componenti del team il fatto è che molti eroi hanno, hanno più di un ruolo Possono essere support disable, possono essere support iniziatori, possono, essere, possono pushare tipo Windrunner è un personaggio che è molto versatile, che può fare il pusher, può fare il supporter, può fare ehm, il carry anche volendo. Dipende con gli oggetti che gli compri. C'è l'invoker che ha una miriade di abilità, tutto un gameplay particolare che è diverso dagli altri eroi. Che può fare di tutto: può fare il support, può fare il disable, può fare l'iniziatore, può fare il carry, fare il kill, perché siamo molte skill d'attacco. Eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono personaggi che possono avere più ruoli all'interno del gioco. Il tutto sta nel team. Infatti, il gioco, il, la parte fondamentale di questo gioco è appunto la, il team, la formazione del team. Se viene fatta una formazione alla cazzo si perde, a meno che anche l'avversario non hanno fatto una formazione alla cazzo Se vengono fatte invece, diciamo, scelte curate. E con delle buone combo di skill tra personaggi e ruoli, e allora questo vi porterà poi alla vittoria. Sono diversi fattori. Secondo me il più fondamentale è questo: la formazione del team, che poi dopo venga giocato bene o male, potete perdere anche se avete un team, diciamo, migliore dell'avversario. però questo è da vedere. Insomma, comunque, fondamentalmente, questo è un po' come si ragiona per creare un, una squadra di, di dota niente, direi che comunque posso avervi detto tutto adesso comunque vi farò dei, non vi sto adesso a dire ogni personaggio che cosa fa, cosa non fa e soprattutto che ruoli hanno man mano che metterò dei video, vi, cercherò di spiegarvi in quel video, in quella partita i personaggi che vengono scelti secondo me qual è il criterio di scelta del personaggio e, e che ruoli hanno in quella partita e che, con l'oggettistica anche che gli vedo comprare per cui cercherò di essere più chiaro possibile man mano con le partite che metterò Spero di avervi detto tutto. Eh, il video è un po' lunghino, saremo sui 30-40 minuti, però è sono stato anche molto conciso. L'universo di dota è molto ampio, a me piace molto anche per quello, dà, dà molto spazio alla strategia. E, e se hai un team ben affettato, ah, ecco una cosa che non vi ho detto: il, la condotta. Voi vedrete che quando comincerete a giocare. Basterà che fate una cazzata, uno sbaglio, e già la gente vi comincerà a dire noob, ovvero principiante, idiota, spiegato, motherfucker, cazzi e mazzi. E de, disinstalla Dota, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una cosa molto sbagliata, perché gli errori li possono fare tutti, quindi voi non fatelo, ve lo dico per, cioè, ve lo dico per esperienza. A meno che proprio non vedo gente che fa apposta fa a farlo stupido, io non li insulto. Quando vedo che fanno i coglioni, allora posso anche mettermi a insultarli. Perché il fatto è questo: se voi insultate la gente, la gente vi segnala e voi venite bannati. Se venite bannati, avete una giornata, mi sembra, qualche ora, che andate nelle partite di basso. Di bassa priorità dove trovate altra gente che è stupida e quindi partite un pochettino più scadenti. Voi non fatelo, cercate di fare il vostro ruolo, non, eh, non fate come gente, cioè cercate di capire il vostro personaggio che ruolo ha prima di utilizzarlo. Non fate come molta gente che prende support e poi freghi la stipita carry oppure gente che prende support e poi dice comprare le ward che sono i guardiani che le dovreste comprare voi. E cose così: quindi i ganker che si credono, carry, che fotono le kill e carry. Cioè, il discorso è questo: le kill, le, le, le uccisioni le devono fare i carry. So che è bello vedere fare un, avere un, uno score alto di, di uccisioni, ma quello, se volete fare uno score alto di uccisioni, dovete fare i carry. Se prendete i support, dovete scordarvi di fare le uccisioni. Se prendete i ganker, sì, potete fare qualche uccisione, ma dovete cercare di lasciarle per quanto vi è possibile uh, ai carry e così via, quindi queste sono le condotte un pochettino cioè ogni, ognuno deve rispettare il suo ruolo se no viene insultato e bannato quindi questo è un po' quello che io penso soprattutto giocate quando potete giocare non fate come fa c'è la gente che conosco che gioca anche quando non, non può e poi dopo si disconnette a metà partita che vi rovina la partita a tutti quanti facendovi perdere tempo, questo voi non lo fate è una cosa che io odio e che se volete giocare con me non fate, eccetera 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 ho detto tutto anche per quanto riguarda questa cosa qui penso quindi se avete delle domande fatemele, io sono molto propenso a chiarirvi i dubbi e poi qualcosa cercherò di chiarirvelo anche nei prossimi video che, che caricherò. E... e direi che per questo video è tutto. Scusate il sormione che è molto lungo e, e ci vediamo alla prossima. Quindi ciao a tutti Pederoli!